Le immagini che stanno scorrendo in questo momento si riferiscono alla situazione del fiume Paglia alle ore 14:30 circa del 16 novembre 91. L'altezza dell'acqua ha raggiunto la sommità dei piloni del ponte, comunque il suo livello da più di un'ora sta mantenendosi costante, rimanendo nei limiti della soglia di sicurezza e riuscendo il fiume a smaltire verso valle la grande quantità di acqua. Probabilmente la piena è dipesa dalle grosse piogge nella zona più prossima al Monte Amiata. È proprio notizia delle prime ore di questa mattina dei nubifragi avutisi nella Toscana ieri 15 novembre. Il fatto comunque di non ravvisare pericolo per le abitazioni circostanti e la campagna attigua al fiume ha un po' rassicurato tutti, prima gli abitanti della zona e poi tanti che, trovandosi a passare sul ponte, si sono fermati ad osservare un fenomeno che è diventato poi uno spettacolo. Ecco, qui è l'acqua che sbatte nel pilone ovest del ponte. Vedete quanta massa di acqua sta aggiungendo, e qui è verso valle. Dobbiamo dire che di queste piene sul fiume Paglia se ne sono viste di più grandi, e questo quindi, ecco, è stato uno dei motivi per cui ha rasserenato un pochino tutti, anche perché il livello dell'acqua si è mantenuto entro certi limiti. Vedete, adesso vediamo circa 4 metri di acqua, siamo ancora nella soglia di sicurezza, una soglia che si è mantenuta costante. Comunque sono quei fenomeni naturali che destano sempre una certa apprensione. Qui rivediamo di nuovo il ponte, un certo timore. Timore, ecco, che da un momento all'altro il livello si possa ancora alzare. Vedete che un pullman sta transitando, quasi si è fermato, perché in effetti il fenomeno ha destato in tutti tanta curiosità, tanto interesse. Probabilmente i passeggeri di quel pullman hanno chiesto di rallentare. E qui le piante che si trovano sulle sponde del fiume quando non è in piena adesso sono completamente invase, e vedete con che forza l'acqua le sta piegando, tante le strappa, e quindi osservando il corso dell'acqua si vedono spesso piante passare con forza e trascinate a valle. Però ecco, niente di grave, almeno da quello che ci è sembrato vivendo qualche minuto questa situazione. Comunque il turbinio dell'acqua faceva veramente spettacolo, vedete con che massa di acqua torbida sta aggiungendo, piena di fango. Qui invece ci troviamo in una zona purtroppo in cui la piena ha fatto veramente danni. Qui siamo nella zona del Chiani, appena mezz'ora dopo dell'immagine che abbiamo trasmesso del fiume Paglia. Ecco, questa è la campagna circostante il fiume Chiani, completamente allagata. Questo è stato appena mezz'ora dopo, 14:45. Vedete alcune baracche delle persone che hanno degli orti lungo il fiume Chiani completamente invase. Qui vediamo un cartello dove ci sta scritto divieto di pesca, che l'operatore ha filmato e che tra poco, nel giro di pochi minuti, il livello si è talmente alzato, tra poco lo rivedremo, è completamente coperto. Vedete che l'acqua intanto sta uscendo sempre di più verso la campagna circostante, quasi completamente allagata, cioè tutta la campagna che costeggia la strada che poi porta verso la svolta, verso il campo sportivo. Vedete come sta avanzando il livello sul fiume Chiani, si è alzato nel giro di mezz'ora, di circa mezzo metro, quindi è uscito dalla soglia di sicurezza allagando completamente. Ecco una nuova baracca allagata, e qui siamo sotto il ponte del fiume Chiani. Vedete completamente l'acqua sta toccando addirittura le arcate. Ecco, vedete il cartello che abbiamo visto prima, divieto di pesca, nel giro di pochi minuti è completamente coperto, quindi l'acqua è salita immediatamente. Questa improvvisa piena ha creato poi dei disagi ad alcune persone che si trovavano a passare in quella zona con i propri mezzi. C'era un trattoretto, ora tra poco si vedranno sulle immagini, ed un furgoncino non hanno avuto il tempo di scappare dalla piena. Tanto è stata veloce e celere questa venuta di questa grande massa di acqua dal fiume Chiani. Ecco, questa qui è una benna, si è piegata su se stessa, e più accanto c'è un furgoncino. Sia nella benna che nel furgoncino ci sono persone da portare in salvo.
Vedete l'acqua che sta attraversando la strada? Ed ecco che si sono improvvisati. Alcuni hanno preso un mezzo, quello che si trovava vicino. Addirittura l'autista, abbiamo scoperto più tardi, non era neanche capace, idoneo, a portarlo. Tant'è vero che è insicuro. Tentano il salvataggio, vanno a prendere gli autisti che si trovano sulla Benna. Vedete che l'acqua sta coprendo i cingoli della pala meccanica. Ha raggiunto in questo campo, naturalmente è un campo coltivato a vigna, completamente devastato. Con la pala si sta raggiungendo la Benna. Adesso qualcuno proverà a salirvici sopra. Uno degli autisti della Benna viene portato in salvo. Vedete, dal nostro cronometro sono le 15:27. Nel frattempo si sono chiamati i pompieri, tra poco arriveranno sulla zona. Ecco, mentre noi osservavamo queste scene, qualcuno ha detto l'autista si è improvvisato. L'altro, quello con la tuta azzurra che sta nella pala meccanica in questo momento, invece è un autista più esperto. Adesso farà scendere l'altro improvvisato e prenderà lui il comando per andare a salvare il suo collega che è rimasto nella Benna in mezzo al pantano, alla piena. Ecco, vedete che sale lui nel grosso mezzo, prendono una fune di acciaio perché è intenzione provare a trascinare, a portare fuori la Benna prima che si rovesci completamente. Quindi il grosso cingolato si riavvicina. Ora proveranno a legarlo, a trainarlo. Intanto nel furgoncino accanto si intravede la testa dell'autista che sta aspettando per il suo salvataggio i pompieri. Dovrebbero stare qui a minuti. Ecco che stanno provando a legare con la fune di acciaio la Benna ed ecco finalmente giungere sul posto i vigili del fuoco di Orvieto. Intanto tutto intorno tanta gente, quella strada che ha abbastanza transitata, il fenomeno ha invitato a sostare a tutti i passanti, una lunga fila di macchine che tutto sommato poi hanno creato anche piccole difficoltà, intralcio alle varie operazioni. Sono corsi sul luogo la polizia, i carabinieri, i vigili urbani. Vedete che la campagna è completamente allagata, circa un metro e mezzo di acqua fino all'altezza della svolta. Ecco che si sta mettendo in acqua un gommone. Intanto vedete, ecco il furgoncino dove si è visto bene la testa dell'autista. Abbiamo saputo che è il signor Prosperini, un operatore della zona di Cigonia, ed ecco che i pompieri con il gommone si stanno avvicinando. Hanno ancora il motore alzato perché lì l'acqua probabilmente impediva all'elica di girare, cioè ancora l'acqua lì non era tanto profonda. Tra poco sarà piegato anche il motore, quindi si avvicineranno a grossa velocità verso il furgone. Comunque, a parte i danni che andremo a scoprire nei giorni prossimi, pericoli per le persone, al di là del signore che ancora deve essere salvato, non ci sono. Questo, ecco, rassicura un pochino tutti, tranquillizza un pochino tutti. Ecco, qui stanno cercando di non andare ad incappare verso contro il filo spinato che delimita quei campi privati. Vedete che stanno girando intorno a dei paletti perché proprio lì ci stanno dei fili, quindi cercano il passo giusto per giungere. E finalmente eccoli qua. Il signor Prosperini è uscito completamente dal suo furgoncino. Immagine parlano chiaramente, il livello dell'acqua, vedete, supera il metro e 20. Ecco, finalmente il motore in moto, motore della barca, ci si allontana verso una capanna invasa dalle acque anch'essa, dove ci hanno detto ci sono diversi cani, un allevamento, e quindi si cerca di portarli in salvo, almeno ad aprirgli la porta. Che poi, come si sa, il cane saprà difendersi perché è un bravo nuotatore. E ecco che anche Prosperini viene portato in salvo, la barca sta ritornando verso di noi, quindi verso la strada statale.
Qui stiamo proprio nella campagna, sulla diretta della strada statale che va verso il campo sportivo, proprio a metà diretta. Speriamo che nelle prossime ore, nei prossimi giorni, il temporale cessi, perché altrimenti la situazione potrebbe diventare veramente drastica. Qui vediamo un garage, un fondo di una casa, di una delle tante che si trovano lungo quella strada statale, completamente allagata, e che si cerca, ecco, di liberarla dall'acqua con i mezzi che sono capitati lì, quello che passa, diciamo, la casa. Abbiamo visto un tubo di gomma, qui un altro scantinato, un altro garage, anch'esso allagato. Il muro di cinta di una villa intorno, ecco, ad una di queste ville, che non riesce a bloccare l'acqua della campagna circostante. Finalmente, ecco, che il salvataggio è avvenuto, i cani sono stati liberati, almeno gli si è aperta la porta, l'abbiamo visti nuotare, quindi verso di noi, abbaiando, quindi impauriti. E qui, ecco, questo è il Sansificio si trova in quella zona del signor Picciaia, vedete in che stato è. Il suo piazzale completamente allagato, la Sansa che era lì ammucchiata quasi stava raggiunta nella sua sommità dalle acque. E qui una casa in costruzione proprio davanti al Sansificio. Questo invece è il tratto di campagna che sta tra la strada statale e il fiume Paglia, cioè dall'altra parte da dove abbiamo visto il salvataggio. Di nuovo il ponte del fiume Chiani, vedete l'acqua intorno alle 15.40, 15.45, rimaneva a livelli veramente impressionanti. E ricordiamo che oggi, che in questi giorni, i Vigili del Fuoco stanno facendo una mostra presso l'atrio del Banco Roma, ecco, per il loro 50° anno di riconoscimento ufficiale del loro corpo. E stanno proiettando in questa mostra filmati sulle operazioni e modi di salvataggio nelle più disparate calamità, sia naturali che civili. Oggi sarebbe stato meglio che non fosse stato così, ma ecco l'opportunità ai Vigili del Fuoco di dimostrare ancora la loro validità, la loro capacità, la loro prontezza. Vadano al Corpo dei Vigili di Orvieto i nostri complimenti, vada l'augurio ai proprietari di questa campagna che i danni non siano eccessivi, l'augurio anche a tutti gli abitanti che i danni sulle loro ville, sulle loro case, ecco, siano veramente irrisorie, e auspichiamoci tutti che l'acqua in queste ore, in queste prossime ore cessi, smetta di piovere, perché altrimenti potrebbe veramente diventare una situazione drastica.